Nel tutorial di oggi vedremo come pirografare il sughero. Se non l'hai già fatto, iscriviti al mio canale Anarte Pirografia per non perderti i prossimi video e i prossimi tutorial di pirografia in italiano. I materiali necessari sono elencati nella descrizione sotto il video. Prima di pirografare direttamente sul sughero, realizzo il progetto su un foglio di carta. Con una matita traccio la sagoma del sughero, il tondino, dopodiché scrivo la parola auguri e dei piccoli rami di foglie che poi andrò a pirografare direttamente sul sottobicchiere. Quindi prendo delle forbici, taglio e rifilo il progetto che avevo disegnato sul foglio di carta, lo posiziono sopra il sughero e lo fisso con del nastro adesivo. Frappongo poi la carta carbone con la parte del carbone rivolta verso il sughero e con l'aiuto di una matita o di una penna inizio a ricalcare tutte le linee del disegno. Avvito la punta universale sul pirografo, attacco alla presa e aspetto qualche istante affinché la punta si riscaldi. Con calma e con precisione ripasso tutte le linee della scritta e del disegno che avevo precedentemente ricalcato, facendo attenzione a non uscire dai bordi. Purtroppo dalla qualità del video non si riescono a percepire le linee lasciate dalla grafite durante la fase di ricalco. Tuttavia ti assicuro che per realizzare questo progetto le ho seguite. Questo permette di essere più tranquilla con il lavoro di pirografia e di essere precisa. Una volta terminato la scritta auguri, procedo col pirografare due linee curve, che saranno i due rami delle foglie. Per pirografare le foglioline, appoggia la punta all'esterno del ramo, inclinala e trascinala dolcemente verso l'interno, così da ottenere delle piccole gocce a forma di foglia.
Ecco il sottobicchiere personalizzato e pirografato, a cui puoi ispirarti per crearne altri di tuoi a tuo piacere. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace o fammelo sapere nei commenti qui sotto. E ricordati di seguire il mio canale per altri tutorial di pirografia.